Chi vuol mandare a rogo la cultura occidentale? Può sembrare una provocazione, ma è una minaccia che è diventata ormai una realtà. C'è qualcuno che si è organizzato per scardinare le nostre radici, per annientare la nostra cultura, per cancellare la cultura occidentale. Chi sono costoro? Sono quelli che io chiamo i sacerdoti del politicamente corretto. Sono quei fanatici che si nascondono dietro il paravento di una sacrosanta battaglia, quale può essere quella combattuta contro il razzismo o la xenofobia, ma per loro è solo un pretesto per scandinare la nostra civiltà. Qual è lo scopo? È quello di avere ai loro piedi masse indifferenziate di individui, popolazioni senza una loro storia, senza le loro tradizioni, tutto questo per poter essere gestite e controllate più facilmente. Penserete che stiamo parlando di una delle tante teorie complottiste. Io vi porto soltanto dei fatti, poi tocca a voi trarne le debite conseguenze. Questa strategia, questa perversa strategia, è iniziata alla fine degli anni Ottanta, dove nelle università inglesi e americane. Soltanto recentemente è stata esportata, purtroppo assorbita e accettata anche da alcune nostre università e scuole. In che modo questa gente vuol cancellare le nostre radici? È semplice, togliendo dai loro programmi universitari i libri e il pensiero dei nostri più grandi poeti e scrittori. Ha cominciato l'Università del Massachusetts in America, abolendo lo studio dell'Iliade e dell'Odissea, perché, cito testualmente, Omero sarebbe stato un razzista istigatore di odio e di violenza. L'ha seguita l'Università di Leicester in Gran Bretagna, che ha rimosso dai suoi piani di studio niente meno che i Racconti di Canterbury, e che è un pilastro tra l'altro della letteratura inglese. E indovinate come ha sostituito questo corso? Con un corso incentrato sulla sessualità, diversità, razza ed etnia. Quindi un testo, diciamo, poetico con un semplice corso sulla sessualità. E non si è salvato neanche Dante dalle accuse di antisemitismo e islamofobia, perché ha condannato Giuda, traditore, all'inferno, e anche all'inferno ha messo lo stesso profeta Maometto, dove viene squartato tra i seminatori di discordie. E indovinate, neppure il più grande di tutti, secondo il mio modesto parere, Shakespeare, si è salvato dalle cesoie di questa censura. Perché? Perché ha predicato l'antisemitismo nel Mercante di Venezia e ha descritto Otello come un inveterato femminicida. La Columbia University, il comitato di vigilanza sul multiculturalismo, ha chiesto la rimozione dai programmi di Ovidio perché le sue metamorfosi, e anche qui cito testualmente, le metamorfosi sono un testo che contiene materiale sessuale offensivo per i nostri giovani. E l'elenco sarebbe molto lungo, si va da Via col vento, accusato naturalmente di razzismo, a Moby Dick addirittura, che la caccia alla balena bianca, al diverso, e anche Mark Twain, e addirittura hanno invaso il campo musicale con Claude Debussy, che ha scritto Le Petite Negre e L'Angolo dei Bambini, perché entrambe le opere avrebbero sfumature di razzismo. Insomma, qual è lo scopo di questo attacco alla cultura occidentale? Questi sacerdoti del politicamente corretto non vogliono popoli, appunto, nazioni che hanno una propria storia, una propria tradizione, bensì masse indifferenziate, anonime di gente, un insieme di individui che non hanno niente in comune, nessuna fede, nessun valore, nessuna radice. L'unico collante che li unisce, che questa gente vuole che possano essere uniti, questa massa indifferenziata, è la legge del mercato, che poi è quella perseguita dagli oligarchi dominanti, padroni dei capitali finanziari. Quello a cui stiamo assistendo è una narrazione che abbiamo già vissuto. Ricordo nel 1933 il rogo dei libri a opera dei nazisti, negli anni 60-70 la rivoluzione culturale delle guardie rosse di presidente Mao, che hanno annientato la millenaria
cultura confuciana, fino ad arrivare alla distruzione dei grandi Buddha scavati nella montagna di Bamiyan nel 2001 a opera dei talebani afghani. Purtroppo sono segnali che ci dovrebbero far meditare. Qui da noi, in Italia, abbiamo avuto da parte di alcuni presidi, io continuo a chiamarli così, il fervore di voler eliminare i presepi e i canti natalizi nelle scuole, ma addirittura l'agroalimentare, no? le eccellenze del nostro agroalimentare sono state attaccate, stanno cercando di importare vermi, cavallette e insetti dicendoci che hanno delle belle proteine, costano poco eccetera eccetera, per sostituirle a che cosa? Ai nostri prodotti alimentari che sono l'eccellenza nel mondo. Quindi sono insinuazioni, sono veramente delle incursioni davvero pericolose secondo il mio avviso. E addirittura a me dà molto fastidio il fatto che nei documenti ufficiali vogliono sostituire le parole padre e madre con genitore 1 e genitore 2, che mi sa molto di robotica. Saremo in grado di ribellarci alla dittatura del politicamente corretto? Oppure siamo destinati a soccombere? I valori europei e la cultura occidentale sono dunque sotto attacco e mi permetto di sottolineare questo aspetto e di meditare su questa situazione. Quello che queste persone vogliono, che quelli che io chiamo i sacerdoti del politicamente corretto vogliono, è l'uomo a una dimensione, è l'uomo dal pensiero unico, cioè il loro. Faccio un'ultimissima considerazione. In natura l'equilibrio degli ecosistemi si ottiene grazie alla biodiversità. E nello stesso modo il genere umano potrà progredire nella democrazia non se c'è la sopraffazione di una cultura sulle altre, ma nell'incontro e nel rispetto di culture e civiltà diverse.